lei chiama riam, yamuntaliad niamatam, arrabomaki, mubarakat antifinisa. Mubarakat sambrat badniki seyedne Yesu el Messie. Edisa Maria, ya wali de tala. Salili eshlina, nachnu al chata, alangu afisad mutina. Oh, quanto è facile credere, quanto è facile credere. E lo dice Paolo, per credere basta il cuore e la bocca. Quando il cuore crede che Dio ha risuscitato dai morti Gesù e la bocca lo dice, sei salvo. Quindi tutte le complicazioni, tutte le, gli approfondimenti che talora ci confondono, tutto ciò che è stato sovraimposto attraverso il pensiero orientale, occidentale, attraverso la teologia, la filosofia, tutte cose anche buone, almeno in parte. Ma credere è così facile, è un gesto del cuore che si butta ed è una parola che proclama Gesù risorto, Gesù Signore. E questo atto è così semplice che non c'è distinzione più tra nessuno, dotti, ignoranti, persone che hanno fatto un cammino, che devono ancora farlo, perché il Signore è di tutti, ricco verso tutti quelli che l'invocano. E quindi la fede è semplice, è un gesto di invocazione, di abbandono, di fiducia. Ecco, noi certamente in questi anni abbiamo dovuto approfondire il mistero della fede, l'abbiamo cercato di leggere nelle pagine molteplici della scrittura, l'abbiamo anche declinato lungo le vie un po' tortuose talora della cattedra dei non credenti, eccetera, eccetera, però alla fine rimane che l'atto di fede è qualcosa di estremamente semplice e bisogna ritrovare questa semplicità, bisogna ritrovarla perché è quella del fanciullo ed è quella che quindi dà la luce a tutte le cose e permette di affrontare tutte le complessità della vita che ci sono, anche le complessità della fede, senza preoccupazioni o paure, perché c'è quest'atto di fede semplice, profondo, che sgorga dal cuore per la grazia dello Spirito.